Buenos días, benvenuti al mio canale Pino Prestanizzi. Oggi può essere un gran dia, sono le 4 della tarde e nadie aún mi ha dato por culo, vale? E spero che il dia siga così, perché oggi non tengo ganas che venga por culo. Mi hanno detto di dire 3 cose importanti. Primero ya le dicho. Secondo, il tema roba e pizza, abbiamo tenuto un gran esito. Puto a... corto. È il tema della roba e della pizza, abbiamo avuto un gran esito, non ce lo speravamo e non siamo quedati corto, bene? Gli abbiamo pedito mas cosa, gli arriverà tutto, calma, non mi fate incazzare che gli arriverà, bene? E la terza, oggi vamo a gravare bene, abbiamo comprato tutto full equipo, abbiamo comprato lampada, un cipullo, cos'è il cipullo? Tre piedi, come io tengo 3 spiese. Abbiamo cambiato tutto, le macchine, la luce e tutto, però mi cara, è impossibile. Tu puoi pintarmi, truccarmi, però sempre la cara che li voglio. Poi ho 2 manager che già sapevo che sono a competizione, che è chi li voglio che altro. Poi l'ha toccato all'editore, ha venuto con un'idea fantastica. Mi dice, tio, tengo un'idea fantastica. Assieme un tour list. E te che minchia è sto tour list? Dice che va di moda. Tutto esce con cerveza, con cacao latte, con zumo. Io il puto amo di comida italiana. E pensiamo mal perché non ve una merda, sono tutto cose pequenite. Ti devo poner la gaffa, va bene? Con la gaffa. Impezzamos. A chi che hai? Bueno, la foto sono molto pequenita, manager. È che non vedo una merda. Qui teniamo spaghetti matriciana. Mamma mia, a me fanno. Mi vuolve loco, tio. A me mi gusta mucho. A me mi vuolve lo pongo SS, primero. A chi teniamo super alcolici italiani, vale? Io empecé mi carriera facendo de barman, tio. In Italia teniamo un montone buono per fare cocktail differenti. Spritz, il Negroni, il Limoncello. Io, non perché nel mio paese. Però lo pongo a tope. Qui teniamo corderito. In Italia si chiama agnello, è molto pequeñito. Questo io non sono molto amante della carne, Non... Poi corderito pequeñito che non llega né a 6-7 mesi. No, lo pongo a chi? Non mi gusta. Questo mi gusto, mio gusto. A gusto colore, ya sta. Cada uno che haga lo che quiera. Qui teniamo sandia. Sandia non è italiana, però nosotros in Italia teniamo una grande cerca di Mantova. Dice che sono la miglior sandia d'Italia. Tiene un gusto dolce. Questa también è un piatto che mi vuole loco. Quando sale te un passeo che llegas a casa il dia di verano calorito, llega in casa e ti hace una fetta di sandia savrosa. Oh, è lo mejor che hai. Sandia la ponemo a tope, tia. Con due cose che mi gustano, tia. Luego, che teniamo? Arancini di riso, fantastico, tia. È un arroz con carne bolognese, con queso dentro, arancini di riso. Come se fosse una crocchetta grande, te come uno, io non come un altro una settimana. Sono potenti, mi vuolve loco. Otro piatto che mi vuolve loco. Otro piatto che avremo la ricetta. Arancini di riso. Tavette cioccolate. Tonteria, fuera, non mi interessa. Ma il cioccolato è svizzero, suisso, dicono. Bastoncini Findus, che come Capitan Pescanova, merluzza rebozzata. Ultimo. Bibite gassate. Bueno, teniamo bastante bibite gassate differenti. Teniamo il chinotto. Teniamo tante cose che San Pellegrino, la miglior acqua con gas del mondo, dice, non lo dico io. Io la pondria al top no, lo ponemo al terzo lugar, va, non esageriamo. Luego, birra, teniamo la nostra, teniamo 3, 4, 4, 5, 6, buona al top, medio, non sono al top della cerveza. No, es más, quiero decirme che mi gusta más la spagnola che la italiana. Aquí tenemos caffè, ragazzi, caffè number one, tío. Il caffè che saperlo hacer, non è che tutto il mondo per essere italiano ha un buon caffè. Caffè è arte, è il miglior caffè che ho bevuto hasta ora. E a Napoli. A Napoli, quando tomas un caffè, ti servono un vasito di acqua con gas, pequeñita per acclararti la bocca. La bocca la limpias e dopo te tomas il caffè. Mira che arte nel caffè. Miscotti Munino Bianco, lo mejor. In Spagna hai.
provarlo al top perché a me mi gustano. Bombette, non tengo un'idea che sono. A parte che non vedo. Bueno, remo rapido, pongo ultimo. Cannoli siciliani, fantastici. È un postre tipico di Sicilia, si hace con queso. Aspetta, ponemolo a top. Si hace con un queso de cavra. Provarlo. Cannolo siciliano. The best, number one. Caramello, a tomare un po' il culo caramello, non mi interessa. A carbonara, carbonara, altro piatto fantastico. E mi ricetta, mirarla e asserla. Carbonara, altro piatto che a me mi vuole lo. A me, luego, che teniamo? Porchetta, a tope. A porchetta è come un jamon, non è un jamon. È algo, tenesi che provarla. Cioccolata, chi? A tomare un po' il culo. Cotoletta, una cotoletta di alla milanese. Un piatto che non mi vuole il loco. Lo poniamo a lei, a chi? A chi teniamo couscous? Sapete? Ora vi voglio dare un culo. Sapete dove si hace il miglior couscous che ha ganato premio? Vera, eh? Mirano internet. In Sicilia. Però lo poniamo a chi? No perché non è buono, perché non. Stiamo facendo piatto italiano, Non vi offendete, amico del couscous. Prosciutto crudo. A chi è un problema, Un grave problema. Lo sei spagnolo? Mi ha accostumbrato al camoncito di aquí, al camoncito. Però io ho 30 anni aquí, tengo il paladar del camoncito spagnolito. Comparato al camon che è aquí, camon bueno, Esto lo siento, però lo ponemo nell'F. A chi teniamo pescato crudo, che non è la mia passione. Pescato crudo non si come. Si come mucho Puglia, la Puglia che sarei al taccon dell'Italia. E li sfruttano. Io no. Però io lo pongo a chi? Bevida energetica. A chi? Perché non tengo ni puta idea. Non la uso. È l'ultimo. Oh, fiori di zucca. Che è fiori di zucca? La flor della cava, sì. A chi in Spagna hace dos años la tiravano, la davano allo sterdo da comer. Allora, queso italiano. Pongo numero one. Se l'Italia, non per il queso italiano, informatevi. In Italia siamo il paese con più varietà di queso. Top. Io avrei un montone di queso. A chi teniamo fritto? Il fritto lo pongo come io vivo in un paese che qui il fritto è muy bueno, ma non bueno, muy bueno, lo pongo nel medio, al D. Focaccia la pongo a top che è un altro piatto che mi vuole loco. Nel mio video faccio come essere focaccia, però la tipica è di Genova. In Genova si ha la focaccia genovese che è spettacolare. Luego, chi teniamo? Setas. Seta también un plato que tenemos bastante varietà in Italia. Tenemos, ya sabéis, la numero uno che è la truffa d'alba è spettacolare. Bueno, tenemos un montón de varietà. Gelatina, la potete incontrare a qualche sito, non so, la pongo lì per ponerlo. Ah, le gocciole, biscotti gocciole, buonissime, sono fantastici, se desasse in bocca. Goulash, lo pongo qui non perché non è buono, perché non posso criticarlo, perché non è italiano, non so che cognome. Grigliata di carne, carne a barbacoa, bueno, este lo pongo a chi perché tutto il mondo ha se carne alla base. Hamburguesa, también lo ponemo a chi. Oh, pasticcini, pastelleria. Non tengo parami. Tedeschi, ir a provare la pastelleria italiana. Solo entrare nel negozio per voler loco. Non sapete che comprare. Number one, para me. Mequillones. Mequillones también. È un piatto che a me mi gusta mucho. Che in Italia si hace muy bien. Lo pongo qui. Pizza di patata. È una pizza che también mi gusta. Patata e pesto. Un dia avremo la ricetta también. Pizza e patata. Io lo avremo. Non mi preoccupare. La patata è un buon combinazione. Platano. No, lo pongo qui perché non chiedo, Kebab, altro piatto che poniamo qui. Non perché sia malo, lo pongo lì perché non posso criticarlo, intendiamolo. Kinder, mejor. Mecomeria si impara, lo poniamo qui. Number one. Qui che teniamo? Lasagna, altro piatto che mi gusta. Lecce, lo pongo nel medio perché non è una cosa che mi. No, luego. Spaghetti con scampi, altro lo poniamo. È un piatto che mi gusta però non è mi top, lo poniamo al secondo lugar. Bueno, questo è frutti di mare, ma so meno lo poniamo lo stesso lì. Questo che è? Tè caldo. E il tè io lo bevo solo quando non mi incontro bene, non è una bevida che mi vuole loco. Lo poniamo
A chi? Penultimo. Buono, questo prodotti non sai che, a chi? Manzana, manzana, è una manzana del Trentino che ora si vende también in Spagna, che sta muy buona, provarla. Lo porremo in terzo lugar. Luego, melograno, altro piatto che me gusta, non me gusta, se può essere muchas cose. Minestrone di verdura, soppa di verdura, non è un piatto che nel medio. Poi mozzarella, mozzarella al tope, Dio. Mozzarella di bufala, di vacca. Fantastica. Che teniamo qui? Pasta, mantequilla e sale. È un piatto non dice nada. Se te gusta, a me non mi dice nada. Lo pongo penultimo. Olivas italianas, sin offender a nadie, provarla. Tenemos un montón de calidad. Para mí la mejor son la calabrese. Son diferentes, verás que me gustará. Yo la pongo al número uno porque me gusta mucho. Aquí que tenemos. Orecchiette, otro plato que no me vuelve loco, pero con le cime de rape como a sabor, ¿cómo lo llaman en España? Me parece grello o greglio, no me acuerdo. Es una verdura amarga, o te gusta o no te gusta. Però è un buon piatto. Questo sì, questo mi vuelve loco. Pan di stelle, provarlo. È una sgaglietta, è una cosa spettacolare, una dietro l'altra. Provarla perché in Spagna si vende. E con questo si può fare postre también. Si può fare postre con la Nutella, si può fare un tiramisù con questo. Può essere virgheria, un dia faremo ricetta. Faremo una tarta con pan di stelle con Nutella. Appunto. Pandoro, unico. È un postre unico al mondo. Se hace allí e ya está. Ya sabéis que a Navidad se usa, bueno, sei bastante culto, no? Pan con Nutella, bueno, ya hemos visto che me vuelve loco. Pan italiano también. È una cosa che pongo al top perché tenemos bastante varietà, mucha varietà. Mirarlo. Bueno, il video si sta haciendo muy largo. Io paro perché sto cansato io. Ha un cosa da poner, ok? Bastante cose. Se quieres che continua, scrivirlo nello commentario. Pino, sei bravo, continua. Se no, seguimi in Twitter, in Instagram, in CazzeCazze101. Por la calle no, che ora se puede ir por la calle no. Ciao.